Vittorio Bodini merita un riconoscimento e una notorietà molto più ampia rispetto a quella che attualmente ha, per la validità delle sue proposte letterarie, per la qualità anche delle sue scelte, delle sue opere, in fondo, che ha prodotto nel corso della sua vita. L'idea è che nel diffondere il nome e l'opera di Vittorio Bodini, però si possa in qualche modo trasformare questo premio come vero proprio un trampolino di lancio per i giovani, per i nuovi Vittorio Bodini, per quelli del futuro, per chi in qualche modo oggi comunque vive anche le contraddizioni di questa terra. Tutti gli editori nazionali, tutti i più importanti, potrei citare Feltrinelli, Einaudi, Adelphi, hanno mandato le loro opere, cioè le loro opere facendo partecipare i loro migliori uomini, sia intesi come poeti contemporanei sia come traduttori. Cioè, voglio dire che il premio Bodini sta diventando man mano un premio di riferimento fondamentale nella cultura italiana. Come Centro Studi Vittorio Bodini abbiamo deciso di investire in questo, di investire nei giovani, quindi di creare una borsa di studio che l'università offrirà per tesi di laurea o su Vittorio Bodini o comunque su autori del Sud, proprio per far sì che si possano in qualche modo divulgare i nomi e le opere degli artisti del Sud. E vuole essere un contributo reale, concreto in qualche modo ai giovani, per far sì che anche chi magari di suo non riesce possa essere aiutato dal Centro Studi per affermarsi in futuro. È l'occasione non solo per premiare eccellenze nel mondo della letteratura, ma anche per ricamare l'attenzione e per aumentare il livello di sensibilità su un artista che un motivo di orgoglio per il nostro territorio, come lo è stato Tito Schipa e come altri che per molto tempo questa città forse non ha valorizzato come avrebbe dovuto. Io ho perso mio padre molto presto, è morto molto giovane ed è morto nel pieno della sua produzione, quindi io quasi non lo ricordo, nel senso non ho avuto modo di conoscerlo bene. Il mio modo di conoscerlo è il mio modo di avere un rapporto con lui ed è il mio modo di rendergli omaggio.